Voglia di una nuova auto, ma ben poca voglia di spenderci una fortuna? Abbiamo raccolto per voi tutti i modelli più economici sul mercato, tutti al di sotto dei 20.000 euro, così come da listino, senza considerare promozioni o incentivi, in rigoroso ordine alfabetico. Iniziamo da Citroën che a 16.050 euro propone la compatta originale C3, quella che si fa notare per gli hai bump sulle fiancate. Dacia è il re dei brand economici e tutto il suo listino, esclusa l'elettrica Spring, si posiziona sotto i 20.000 euro. 11.900 euro costa la Dacia Sandero in versione berlina che si prende il nome di Streetway. 12.000 euro invece la Sandero in versione Stepway, quella crossover. 16.550 euro il prezzo di partenza del SUV Duster, poco più di 17.000 euro costa invece la grande 7 posti Joker. Casa Fiat al di sotto dei 20.000 euro propone due dei suoi modelli più popolari. La 500, anche in versione ibrida, parte da un prezzo di 17.800 euro. La Panda invece parte anche in versione cross 4x4 da 15.600 euro. Tra le più economiche sul mercato troviamo anche le piccoline di casa Hyundai. 15.550 euro costa la Hyundai i10, 18.800 euro è invece il prezzo della sorella maggiore i20. Piccole ma dallo stile sportivo le Kia disponibili a meno di 20.000 euro. A cominciare dalla famosa Picanto che parte da appena 14.100 euro fino ad arrivare alla Rio che costa invece 17.450 euro, mentre 19.000 euro è il prezzo di partenza della più grande Stonic. Non smette mai di rinnovarsi la Lancia Y che nella sua Model Year 2023 arriva con una motorizzazione ibrida e un nuovo impianto tecnologico. Il prezzo però resta lo stesso e supera di poco i 13.000 euro. Il brand indiano Mahindra porta sul mercato il SUV originale CUV 100, il cui prezzo non raggiunge i 18.000 euro. 19.000 euro è il prezzo della entry level Mazda, la Mazda 2, elegante a basso costo. Punta alla democratizzazione dell'elettrico la Rinata MG, che sul mercato porta il SUV.ZS, il cui prezzo si aggira attorno ai 17.000 euro. Accanto ai grandi SUV, Mitsubishi mantiene in gamma la Space Star, erede della monovolume anni 90, il cui costo si aggira attorno ai 15.000 euro. Tra le auto più longeve e popolari di sempre c'è la Nissan Micra, che piace anche per il suo prezzo che ad oggi non supera i 18.950 euro. La casa del fulmine al di sotto dei 20.000 euro propone la mitica Corsa, che oggi ha un prezzo di partenza di 16.950 euro. Nel 2020 si è aggiudicata il titolo di Car of the Year, ma non si è montata la testa la piccola ed elegante Peugeot 208, che resta con un listino al di sotto dei 20.000 euro, seppur per poco. In motorizzazioni tradizionali sono presenti sul mercato le più economiche di casa Renault. La piccola Twingo costa circa 15.000 euro, mentre la un po' più grande Clio si aggira sui 17.000. La spagnola Seat, che punta a un pubblico giovane con vetture sportive e dinamiche, propone a 19.000 euro la Ibiza, con un allestimento molto completo anche nella versione base.
Dopo il pensionamento della Citigo, la Skoda più economica sul mercato è diventata la sempre ottima Fabia, il cui listino parte da 17.800 euro. Suzuki è il brand nipponico che più di tutti punta a praticità e convenienza. La sua gamma sotto i 20.000 euro è tutta mild hybrid e si compone della Ignis e della Swift, entrambi a partire da circa 18.000 euro. Non mancano all'appello dei più economici modelli di casa Toyota. La storica Yaris parte da un prezzo di 17.450 euro, mentre la nuova Aygo X costa circa 15.450 euro. Conclude la classifica la piccola e frizzante Up Volkswagen, il cui costo sia in versione 3 o 5 porte si aggira attorno ai 16.000 euro. E tu, punti sul risparmio o non badi a spese quando si tratta di acquistare una nuova auto? Faccelo sapere nei commenti e segui Flip Magazine per non perderti neppure una novità del mercato auto.